Peter! Peter! Possiamo salvarla! Hai ragione! Cessa questa inutile follia! Riesci a sentirmi? Ha bisogno di te, Peter! Andiamo! Non c'è più tempo! Dobbiamo preparare tutto! Presto la mamma sarà a casa! Andiamo! Nicky, cos'è? Che... Oh, salve a tutti ragazzi e bentornati a My Shosha! Siamo tornati con Guardiani della Galassia nel punto in cui ci siamo salutati questa notte... Io ho un po' di strascichi della nottata, ma non posso fermarmi. Cioè, è iniziato finalmente il compimento, l'ultimo atto del grande piano dell'unificatore Raker per, non so, forse riportare indietro il figlio, ma una cosa effimera. La promessa della matriarca, la promessa della chiesa non esiste. Esisterà solamente all'interno della loro testa, nel loro pensiero, nella loro mente. Quello che stiamo vivendo in questo momento. Siamo tornati nella promessa di Nicky. Una promessa di una vita serena, di un adolescente, di una bambina con la madre e il padre. Finalmente tutti insieme. E tanti elementi di questa stanza ci fanno capire che questa è la nostra stanza, con i nostri oggetti. C'è il nostro overboard, ci sono le nostre scarpe, c'è la nostra nave lì giù, la nostra giacca. Cioè, questi siamo noi. Questa è la nostra vita. E quella vita che avrebbe voluto Nicky. Non mi sorprende che sia il suo sogno. Sembriamo felici. Eh sì, vedete? Quello che vi ho appena detto. Infatti, non so come ve l'ho detto perché, raga, sto con 3 ore di sonno, ma non ci possiamo fermare. Io penso che siamo arrivati alle battute veramente finali. Dovrebbe essere il penultimo capitolo, quindi vi chiedo il massimo supporto e di farmi sapere che ne pensate. Io vi ringrazio perché è stata una serie super, super, super... la sera mi mettevo lì a leggere i vostri commenti, è stato qualcosa di incredibile. Pessima imitazione, fa acqua da tutte le parti. È assurdo che l'altra volta non l'abbia notato. Ma è la stessa. Abbiamo bisogno di un aiuto, dobbiamo svegliare Nicky o comunque fargli capire che non è reale. Però, attenzione, siamo noi nella sua promessa. Nella nostra, uccidendo nostra madre, abbiamo interrotto, diciamo, il tutto, no? È uscito il Magus, vi ricordate? Dobbiamo morire noi, mi sa. Oddio, mi sa che dobbiamo morire noi. Oddio, dobbiamo morire noi. Mi serve aiuto. Mamma sarà a casa per pranzo e voglio che sia tutto perfetto. Nicky. Il compleanno. E oggi. L'hai scordato ancora. Papà. Papà. Allora, ragazzi, sii cauto. Cerco di essere cauto, aspetta, perché ho avuto un'epifani. Sorpresa. Lo so che ti sembrerà strano. Bene. Beh, mi aiuti a sistemare come abbiamo detto? C'è da sistemare l'oloproiettore e poi c'è la torta e il regalo che le abbiamo preso. Oh. Voglio che sia tutto perfetto prima che torni. Nicky. Allora, non gliel'abbiamo detto perché, ragazzi, non sappiamo una reazione violenta a cosa potrebbe portare. Però in realtà che può portare? Per averci le sinapsi di uno che ha dormito 3 ore è veramente tanta roba. Però è così, ragazzi. O moriamo noi o muore Corel. Cioè, dobbiamo mostrare a Nicky che... sta vivendo una cosa effimera, dovrebbe uscire fuori il Magus, no? Effettivamente, mo ripensandoci bene, seppure fosse una cosa violenta, tanto, cioè, fa una brutta fine. Solo che noi siamo noi, non siamo una proiezione. Forse riusciamo a navigare il tutto perché è lei la matriarca e lei il catalizzatore. Boh, non lo so. Ok, Nick? E se ti dicessi che questo non è reale? Certo che no! Mi sa che non è a fuoco. Sai metterlo a posto? Se sbagliassi? Intrappolato in un sogno... Sì, ok. Fa ancora un certo effetto. Niente male. Temevo di aver incasinato qualcosa. A proposito di casini... Già. È Ala con il sistema stellare attorno. Credo di aver messo tutte le lune. È bellissimo, Nicky. Bene, mancano solo la torta e il regalo. Sembra tutto stranamente familiare. Ah, no, l'ho ordinata sul pianeta dei dolci. Ok, quello è sempre stato strano. No, l'ho fatta io. Manca il regalo per mamma. È da qualche parte in camera mia.
Sì, sì. Cosa dovrei fare? L'hai trovato? Sì. Secondo me... Ok, mettilo con gli altri. Dobbiamo o distruggere il sogno, cioè sì, tipo, che ne so, rompiamo il regalo, vediamo che reaziona Nicky, però... Quello che dico conta qualcosa qui. Abbiamo. Su Nowhere. Sai quel viale degli artisti e il quadro che le piaceva no, tanto? No, vedete, lei ripete le stesse cose. Ecco la risposta alla domanda. Esatto. Non è che possiamo parlare? Non credo. Come ti sembra? Ho paura che tu sia nei guai con la promessa. Grazie, papà. Ti vedete, oh, un loop. Siamo in un loop. Peter, apri la porta. Apro. Farò in modo che sia tutto perfetto. Pensa alla porta. Ragazzi, è un loop. Praticamente qualsiasi cosa gli diciamo non cambia niente. Allora, è qua che dovrebbe cambiare. Che sollievo vederti. È una follia, Nicky è in un ciclo. Le mie parole non funzionano. Dobbiamo trovare un modo per raggiungerla. Peter. Lo so, ci serve un piano. Non è questo. Ok, lo capisco, abbiamo molto da recuperare. Peter. Ma se dobbiamo farlo. Sono morta, Peter. Sì, ma... Non morta. No? Ho sentito la tua voce. No, mi hai portato qui. Sei davanti ai miei occhi. Stai vedendo un fantasma. Una parte di me è nella giamma dell'anima. Ma non c'è nulla di reale. Ne verremo fuori, forse troveremo no, un modo per... Adesso devi pensare a lei. Aiutala ad accettare che non tornerò. E che... Avrei voluto saperlo. Sapere cosa? Di Nicky. Lo sai. Io e te, 12 anni fa... Oh, Peter. Ho fatto i conti. La promessa non è reale. Sì, lo so, ma il resto lo è. Vero, io e te su Mercurio. La ricordo quella notte. Anch'io. Ma lei non è tua figlia. Non è neanche mia figlia. Io non capisco. È un'orfana di guerra. Durante il viaggio verso casa, il concilio Kree rastrellava che non era abbastanza puro sangue. Nicky era così... piccola, non potevo... lasciare che la uccidessero. E così... non sono... un padre. No. Beh, non suo padre. Wow. Ok. Non per questo non le serve il tuo aiuto. Deve lasciarmi andare. Ci ho provato, non ascolta. Ma deve farlo. Il compleanno, i regali. Tutte le cose che continuano a legarla a una versione fittizia di me e di noi. Distruggi l'illusione e convincila ad ascoltare. Ecco, non sono pronto per... Sì, lo sei. Devi esserlo. Lo so. No, ragazzi! Avete capito? Nicky non è la figlia di Corel e di Star-Lord, Peter Quill. Era un'orfana di guerra, ecco perché avevamo letto quella nota del concilio Kree. Una nuova accusatrice dopo Ronan che andava a rastrellare quella, i Kree, nell'universo per controllare la purezza del loro sangue. Ecco, spiegato tutto. Quindi Corel ha salvato questa bambina e ne ha fatto sua figlia, ok? Beh, è stata un po' ambigua fino all'ultimo, ci poteva almeno dire la cosa. Ma aspetta, quest'allora dice: ah, vabbè, non è mia figlia, a posto, è finito il gioco. Se ne prendono la nave e se ne vanno, è finito così. Ah, bella, bella, non è mia figlia, che mi frega. Era lei, vero? Era lei. Non verrà. Ma certo che verrà. Forse era solo Carlos che ci avvertiva del suo ritardo.
Quindi ho ancora un po' di tempo per lavorare alla musica. Basta bugie. Basta bugie, Peter. Che poi sarebbe bastato che Corel fosse entrata... Basta con le false promesse. Gli potevamo sparare. Puoi controllare le cose per la festa. Voglio che sia tutto perfetto. No, Nicky. Ti prego, ascolta un momento, Nicky. Parliamo dopo il compleanno della mamma? La tua mamma non verrà. Questo non è reale. Basta scherzare! Tra poco sarà qui! No, piccola. Lei non... Basta! Non rovinare tutto quanto! Che giocone però, ragazzi. Veramente, ora che giocone, che storia. Nicky, ti prego. No! Non voglio ascoltare. Ah sì? Allora ti distruggo il regalo. Oh, ma l'ha fatto davvero! Ehi! Ma che problemi hai? Mi dispiace, Nick. No! Posso rimediare. Sfascio tutto. Fermo! Basta! No. Non rovinare tutto. La mamma verrà. Non è reale, Nicky. Niente qui è reale. Io ti detesto! Tu non sei mio padre! Non sei mio... Sì, piccola. Lo so. Che cosa hai fatto? Hai rovinato tutto! La mamma sarebbe venuta e... La sola cosa che voglio è vederla ancora. Ciò che varcherà quella porta non sarà tua madre. E tu che ne sai? Non so molte cose. Quando tenere la bocca chiusa, come non farmi arrestare. Come consolare una dodicenne la cui sofferenza potrebbe distruggere la galassia. Ma questo... La promessa, Nick. So riconoscere le fregature. Questo non c'entra con te. Che cosa ci fai qui? Capisco quello che stai provando. Tanto dolore, rabbia... No, tu non lo sai! Giusto, non le tue stesse emozioni. Intendevo... Non mi interessa che cosa intendevi. Bene, voglio ho sbagliato. Voglio solo essere lasciata in pace. Giusto. Ok. Ho bisogno di lei. Non importa se non è reale. Voglio solo che torni tutto come era prima. Anche a costo di preparare quella stupida torta. Per tutta la stupida eternità. Preferisco pensare possa tornare che ammettere che non lo farà più. E che è solo colpa mia. Ma non è colpa tua. Se non l'avessi distratta. Se fossi stata più veloce. Se fosse stato diverso. So cosa stai facendo. Ho fatto la stessa cosa. Aggrapparmi al mio senso di colpa invece che pensare a... Non è la stessa cosa. E se anche lo fosse... Lo so, è che... È dura vederti vivere ciò che ho vissuto anch'io. Sono tante le cose che vorrei poter dire al me stesso del passato. Le avresti accettate? No. Probabilmente no. Potrebbe essere lei. Solo tu puoi rifiutare quella bugia. Dico solo che per me... Beh, non è lei. Credo che sia una brutta cosa che vuole divorare l'intera galassia. E sai che tua madre, con tutti i suoi difetti, non era una divoratrice di galassie. Ma non importa cosa penso, perché non è la mia promessa. Non posso distruggerla per te. Ok. So che non è lei. A meno che io non creda che lo sia. Quindi basta che io ci creda. Nicky, no! Credi insieme a me. Distruggi l'illusione e convincila ad ascoltare. Ecco, non sono pronto. Sì, lo sei.
Abbiamo fallito? Devi esserlo. Ah, forse non siamo riusciti a convincerla o semplicemente non si vuole convincere. E di nuovo nel loop. Adesso dovremmo essere un po' più convincenti. Lo so. Lo so, si rifà. E si rifà, ragazzi, eh sì. Vedete? È un loop. Supponiamo che quella cosa spaventosa alla porta non sia mia madre. Forse ci siamo uccisi. Non capisco ancora come... come fanno tutti. Devo forse rovinare torte tutto il giorno. Spaccare tutto è molto catartico. Ma... esistono altri modi. Che stai facendo? Me l'ha insegnato mia madre sulla Terra. L'idea è accendere qualcosa per ricordare qualcuno. Come un omaggio. Insomma, non è qualcosa di magico, non riporta in vita nessuno, ma... sai, è un semplice pensiero. Un piccolo gesto davanti a qualcosa di spaventoso. A volte non abbiamo altro. Continuo a ripensare all'ascensore. Quando era furiosa con me. Non così furiosa. Era amorevole preoccupazione, ecco. Ehi. Comunque vada. Non sei sola. Ok? Grazie. Ma c'è una cosa che devo fare da sola. Per tutti. No, bambina, devi tornare! Sta lontano da me! È diventata Super Saiyan! Brucia nella luce, ombra! Ehi, svitato! Azza! Oh, merda! Non gli facciamo nulla. Dobbiamo farlo, il tizio d'oro è fregato. Occupati del fan club di Raker. Vai ragazzi, è il nostro momento. È impedito a Gamora di... Vedo che sei alla grande però. Ah ok, guardate un po'. Mannaggia, quindi aver impedito a Gamora di raggiungere l'unificatore, ah, purtroppo ce lo fa combattere al massimo della potenza. Ma non è questo. Avete visto Nicky come è cambiato anche di aspetto? Dobbiamo indagare sta roba, eh. Maledetto! Ah,
Ora per voi! Bel discorso! Fatelo fuori! Facciamolo fuori, ragazzi, è il momento! La fede è il mio scudo! Sì, la fede è il tuo scudo! È che nasce la fede! È il mio immenso potere sprecato! Occhio, ragazzi, che adesso ha tutto il potere della fede! Il mio nuovo mondo! Guardalo! Balordo! Vai, Drax! Tienilo lì, vai, Gamora! Fulmini! Capito? Ancora, fulmini! Togli la sicura! Io! Vado così! Ragazzi, gli dobbiamo togliere prima la corazza! Distruzione, demonio! Aspettate, ragazzi, è questo il momento! E se non è questo il momento, quando? Cioè, fomentiamoci un attimo. Non ci sarà la musica, come sapete. Un po' ci toglie il pathos. Però... ma come? È magnifica e come? Incredibilmente, assurdamente magnifica. Giusto. Come una maledetta supernova. Quindi niente distrazioni, occhi aperti e puntiamo alle stelle. Chi è con me? Subite la mia ira! E andiamo! Io non vacillerò mai! E no! Fermi, dici? Falli brillare, Rocket! Aspettali, Gamora! No! E adesso, ragazzi, no! Adesso! La mia fede non verrà mai meno! No! E chi se ne frega? Uggì. Verrà meno la tua forza! Faccio pazzi! Vai, Drax! Guarda, Drax! Guarda, Drax! Che bello! Peccato, ragazzi, che non c'è la musica! Fuori prima o poi! Sì, dovrà! Ancora di essere al comando! Vai! Tre vite tolte! Due su tre, scusate! Tutti anime! Deve finire! Oh, ragazzi, adesso mai più, veramente! Pronto a distruggere tutto! Con fervore! Non farà troppo male! Ho promesso! Usato tutti noi! Non farà troppo male, mo vedi! Mo lo vedi! Ragazzi, è tutto con... cioè, io manco lo vedo! Ah! Oh, forse sì! Oh! Finalmente! No, osso duro? No! Ti prego, non... non ora, ci siamo quasi. Ti prego. Ha mentito. A tutti e due. Osserva. Apri gli occhi. Figlia mia. Ce l'hai fatta. Mi hai fatti tornare. Ammirate questo benevolo guardiano della galassia. È finito. Ok, ecco cosa ti daremo, Nubbo. Permetti?
Le masse ci attendono. Però la gemma? Cioè, Magus è entrato dentro Warlock, ma senza la gemma lo riesce a controllare? O è finito davvero? Ce l'abbiamo fatta? No, se lo sta sognando. Eccoli, in slow motion, così! Tutti che ci acclamano! Quindi, abbiamo vinto? Io sono Gru! Sì, e che diamine! Dovremmo salvare più spesso la galassia! Io ci sto! Prometto che la prossima volta non provo a distruggerla. Adesso basta con le promesse. Beh, ce lo siamo meritati. Quindi godiamoci questo momento. Guarda lì, ragazzi, tutti quelli che avevano accettato la promessa e ovviamente adesso sono liberi. Ci stanno acclamando, stanno tutti ballando sulle note che sentirete poco della nostra musica. Ehi, vecchio cagnaccio! Abbiamo un sacco di cose di cui dobbiamo parlare, vero? Caso chiuso. Non serve. Guardiano di galassie, tiene fede a noi. Sono stati aiutati. Oh, guarda! Ma chi sono questi piccoletti qui? Se Guardiano cerca nuovo lavoro, Cosmo ha sempre problemi da risolvere. Secondo me quello che ci serve ora è una bella passeggiata. Ragazzi, prendiamoci i meriti di tutto quello che abbiamo fatto. Non so se è veramente finito, perché mi puzza un po', Però noi ce l'abbiamo fatta al massimo della nostra possibilità. Solo che Nikki ormai ha cambiato aspetto, cioè è diventata una supereroina, cioè si è trasformata, cioè col costume e tutto quanto. Forse più simile a quello che magari qualcuno conoscerà per quanto riguarda i fumetti, però dal diario secondo Star-Lord. Ce l'ha fatta, Nikki ha finalmente visto la verità e ha accettato la morte di sua mamma. Sono così fiero di lei, anche se alla fine non sono suo padre. Ecco, questo poi è il plot twist dei plot twist. Forse qualcuno se lo poteva aspettare, chi lo sa. Però vedete, il Magus è finito nella testa di Warlock. Buona fortuna a sopravvivere lì dentro. Ben fatto, distruttore. Con i tuoi delicati amici. La dama designa me delicato? E chi sarebbe questa tenera caramellina dall'incarto dorato? Che schifo. Io, Lady Elbender. Ci rattrista il sacrificio di tante belve magnifiche. Siamo loro grati. Sono morte per proteggere il branco. C'è onore in questo. Tornerete su Seknarf 9? Prima dobbiamo preparare una casa degna per Fum. Oppure divorerà ogni creatura del mio mondo. Se scappasse ancora, faccio una chiamata. Stabiliremo un compenso. Sì, sì, ormai ragazzi, ci prendiamo tutto. Lady Elbender che ha chiaramente bullizzato Warlock, però ok. Beh, lei ha una golosa passione. Comunque, raga, io mi voglio rigiocare tutto il gioco con la musica, perché cioè, sti momenti con la colonna sonora di Peter devono essere veramente eccezionali. E Mantis in tutto questo ti aspettava. Yeah! Avete vinto! Sapevo che ce l'avreste fatta. Vabbè. Ehi. Cosa? Che c'è, bestiola? No! Che fluido fetido! Fiera folle e volubile! Ammirate, un altro dei guardiani della galassia. Morosica, ragazzi, ci attacca, le macchine. Io sono Groot. Che cosa ha detto? Che ti mostrerà la tua stanza. Ma non abbiamo stanze libere, brutto idiota. Io sono Groot. Cosa? No, col razzo, no, ehi! Groot, dalle la tua! Nella mia stanza c'è della roba importante! È un bene che ci sia questo finale e non quello triste. Di tristi quanti ne hai contati? Oh, tantissimi. Oh! Prego, procedi. Ah, dopo di te. Non serve, insisto. No, io insisto. Prego, procedi. La puerile pretesa di purezza paralizza ogni progresso. Ecco la ragione per cui dovresti andare avanti tu. Sì, bene. Io varcherò il vestibolo vessatorio.
Hai vinto, Peter Quill. E poi, ragazzi, secondo me questo dualismo su chi è il più figo lo vedremo nel terzo film dei Guardiani della Galassia con Thor. Olè, Guardiani della Galassia, chiamateci se avete bisogno di salvare la vostra impresa. Che figata! E finisce qui la nostra avventura con Guardiani della Galassia. È stato bellissimo, ragazzi, veramente. Però aspettate. Non saprei. Direi che l'unico limite è il cielo. Chiaramente non è vero. Rapiniamo una banca. Siamo al verde. Oh, non si rapinano le banche. È illegale. E super spassoso. Stai traviando la bambina. Tranquillo, Drax, era un suggerimento. Un suggerimento potenzialmente redditizio. Tutto che bene, succede? Goldfinger. Un'irritante indigestione. Niente di notevole. Ok. Beh, se necessario, sul retro c'è un bagno. Oh, ragazzi. Allora, Mantis. Ora che l'universo è salvo, che programmi hai? Non saprei. Forse tornerò sulla Mantis. Ho sentito che la Terra non è male in questo periodo. Potrei anche andare a Contraxia. Giocano d'azzardo lì. Sei sicura che Contraxia sia davvero, libero dalla promessa? Comunque non è un posto adatto a una bambina. Dico sul serio, amico. Non hai Ho una fatto bella il corso sera. Base. Avete il kit di soccorso? Non abbiamo un kit di pronto soccorso. Ma che diavolo stai dicendo? Certo che abbiamo il kit. Il nastro adesivo non conta. Forse gli serve solo una limonata. Non temete per il vostro vecchio amico. Magus! Mi sento semplicemente... favoloso. E dai! Io sono Eterno! Sì, ma che cavolo! Ma non è finito!